vedo un uomo che tocca il fondo, ma forse al peggio non c'è mai una fine. Nel frattempo la vita non si arrende e la gente si dà un grande affare, tanti impegni, tante storie, con l'inutile idea di colmare la mancanza di una nuova coscienza, di una vera coscienza. È come se dovessimo riempire un vuoto profondo. E allora ci mettiamo dentro rimasugli di cattolicesimo, pezzetti di sociale, brandelli di antichi ideali, un po' di antirazzismo e qualche alberello qua e là. La decadenza che viviamo è un malessere che ci prende pian piano, è una specie di assenza che prevede una sosta obbligata, è la storia che medita ma si è come assopita. Siamo vivi malgrado la nostra apparenza, come uomini al minimo storico di coscienza, come uomini al minimo storico di coscienza. È come se la vecchia morale non ci bastasse più. In compenso se ne sta diffondendo una nuova, che consiste nel prendere in considerazione più che altro i doveri degli altri verso di noi. Sembrerà strano, ma sta diventando fortemente morale tutto ciò che ci conviene, praticamente un affare. La decadenza che subiamo è uno scivolo che va giù piano piano, è una nuova esperienza che ti toglie qualsiasi entusiasmo e alla lunga modifica il tuo metabolismo. Siamo qui fermi malgrado la grave emergenza, come uomini al minimo storico di coscienza, come uomini al minimo storico di coscienza. E pensare che basterebbe pochissimo, basterebbe spostare a stacco la nostra angolazione visiva, guardare le cose come fosse la prima volta, lasciare fuori campo tutto il conformismo di cui è permeata la nostra esistenza, dubitare delle risposte già pronte, dubitare dei nostri pensieri fermi, sicuri, inamovibili, dubitare delle nostre convinzioni presuntuose e saccenti. Basterebbe smettere una volta per tutte di sentirsi sempre delle brave persone, smettere di sentirsi vittime delle madri, dei padri, dei figli, mariti, mogli, quando forse siamo vittime soltanto della mancanza di potere su noi stessi. Basterebbe smascherare tutto, smascherare l'amore, il riso, il pianto, il cuore, il cervello, smascherare la nostra falsa coscienza individuale subito, qui e ora. Sì, basterebbe pochissimo, non è poi così difficile,
Basterebbe smettere di piagnucolare, criticare, affermare, fare il tifo e leggere i giornali. Essere certi solo di ciò che noi viviamo direttamente. Rendersi conto che anche l'uomo più mediocre diventa geniale se guarda il mondo con i suoi occhi. Basterebbe smascherare qualsiasi falsa partecipazione, smettere di credere che l'unico obiettivo sia il miglioramento delle nostre condizioni economiche, perché la vera posta in gioco è la nostra vita. Basterebbe smettere di sentirsi vittime del denaro, del destino, del lavoro e persino della politica, perché anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini. Basterebbe opporsi all'idea di calpestare gli altri, ma anche alla finta uguaglianza, smascherare le nostre presunte sicurezze, smascherare la nostra falsa coscienza sociale. Subito, qui e ora, basterebbe pochissimo. Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente vitale se non si sente parte di qualche cosa. Basterebbe smettere di credere di poter salvare il mondo con l'illusione della cosiddetta solidarietà. Rendersi conto che la crescita del mercato può anche essere indispensabile alla nostra sopravvivenza, ma che la sua inarrestabile espansione ci rende sempre più egoisti e più volgari. Basterebbe abbandonare l'idea di qualsiasi facile soluzione, ma abbandonare anche il nostro appassionato pessimismo e trovare finalmente l'audacia di frequentare il futuro con gioia. Perché la spinta utopistica non è mai accorata o piangente. La spinta utopistica non ha memoria e non si cura di dolorose attese. La spinta utopistica è subito, qui e ora. Antiche rovine, io vedo un uomo che tocca il fondo, ma forse al peggio non c'è mai una fine, perché non c'è nessuno che dia un senso alle cose più semplici e vere, alla vita di ogni giorno, all'urgenza di un uomo migliore. Io vedo un uomo solo e smarrito, come accecato da false paure, ma la vita non muore nelle guerre, nelle acque inquinate del mare. I timori, anche giusti, sono pretesti per non affrontare la mancanza di una vera coscienza, è la sola ragione della fine di qualsiasi civiltà. Gianni Martini, Luigi Campoccia, Enrico Spigno, Luca Lavagni, Claudio De Mattei, i tecnici, gli organizzativi, Sandro Luporini. Grazie Modena!